Samuel Stern è stato un salto veramente enorme, perché noi da piccoli come siamo, un piccolo editore non può guadagnarsi con facilità un posto nelle librerie, questo è risaputo. Non avremmo mai potuto fare alcun tipo di crescita nelle fumetterie o nelle librerie. Andando in edicola con una scelta molto coraggiosa, soprattutto oggi, anche se ci sono delle motivazioni che la rendono secondo me molto più semplice di quello che non è il lavoro nelle librerie e nelle fumetterie, noi abbiamo guadagnato, conquistato, trovato un pubblico che non ci conosceva assolutamente, con dei numeri completamente diversi da quelli che facevamo prima. Tornando poi in libreria e in fumetteria, con la platea guadagnata in edicola, con delle vendite maggiori e un pubblico più interessato. 3 anni in edicola, considerando che noi siamo usciti a novembre del 2019, in mezzo c'è stato un evento che non è mai successo nella storia mondiale, pandemia globale, lockdown, fine del mondo, guerra, crisi delle materie prime, la carta che costa come l'oro, e noi siamo ancora lì. Cazzarola, ragazzi. Cazzarola si può dire? Cioè, io sono, anche se Samuel chiudesse domani, cosa che non avverrà, io sono proprio orgoglioso di quello che siamo riusciti a fare, perché abbiamo dovuto combattere con le unghie e con i denti, perché noi avevamo investito io la mia vita per questo, come sai benissimo, per fare fumetti. Riusciamo ad arrivare in edicola con un mazzo impressionante e tre mesi dopo arriva la fine del mondo. Io questa cosa a me ancora mi pesa in maniera... Non hai idea di quanto mi pesi questa cosa. Però siamo ancora lì, per cui vuol dire che le cose sono andate come dovevano andare. E Samuel, i 3 anni di Samuel sono un traguardo immenso da festeggiare, secondo me. Beh, sono proprio fiero io di Samuel Stern. E adesso, il 9 novembre, usciamo con un secondo personaggio in edicola. Quindi avremo 2 serie contemporaneamente in edicola e questa cosa è fantastica. Quindi sono contento, dai, sono contento. Diciamo che la gestazione di Cali è durata 3 anni, così quanto quella di Samuel Stern. Samuel Stern è stato un po' più semplice perché era un personaggio che io avevo in testa. Aveva anche un nome diverso inizialmente, in uno stadio larvale. Poi parlandone con Massimiliano Filadoro l'abbiamo fatto esplodere ed è diventato quello che attualmente è Samuel Stern. Ma anche la gestazione di Samuel Stern è durata circa 3 anni. La differenza con Cali è che Samuel Stern vive i nostri tempi, la nostra società, la nostra realtà. Vive il 2022, il 2023 a Edimburgo, dei giorni nostri. Per cui al di là della componente fantastica che crea l'horror in Samuel Stern, io sono dell'idea che quando tu fai un horror, alcune persone credono che nel momento in cui tu racconti il fantastico, tutto quello che è intorno è fantastico. Invece una delle forze di Samuel è che ci sono i demoni nella mitologia di Samuel, ma poi tutto il resto è la vita normale che tutti noi abbiamo e affrontiamo quotidianamente con i problemi dell'uomo comune, fondamentalmente. Però vive i tempi nostri, per cui un conto è Samuel Stern, un conto è creare Calia, un mondo che non esiste. Devi creare il personaggio, devi creare il mondo, l'universo di Calia. Per cui sicuramente il lavoro che è stato fatto su Calia è stato un po' più lungo, perché vuol dire proprio... E la Bibbia di Calia, la Bibbia è, per chi non lo sapesse, la Bibbia è il manuale che tu dai agli autori che partecipano al tuo progetto per spiegargli che cosa il personaggio può fare e cosa non può fare. La Bibbia di Samuel ti dice anche cosa fa Samuel se incontra un'anziana che attraversa la strada. Tu sai assolutamente come Samuel deve essere raccontato. La Bibbia di Calia è il doppio di quella di Samuel, e quella di Samuel è enorme, perché la Bibbia di Calia implica tutta una serie di conoscenze, spiegazioni di un mondo che non esiste. Ok? Quindi è anche un po' più complesso come lavoro. Io ho un'enorme stima per la Bonelli, io nasco con i fumetti Bonelli, cresco con i fumetti Bonelli, leggevo tutto della Bonelli, anche adesso leggo molto di quello che fa la Bonelli. Io cresco, Dylan Dog è la mia passione, cioè io nasco con Dylan Dog, voglio fare questo mestiere perché ho amato Dylan Dog e mi ha aperto tutta una serie di... Il mondo sta cambiando, per cui per un'azienda che è in piedi da 80 anni e che deve fare delle scelte con un pregresso che ha e con una struttura che ha attualmente e che deve andare in una certa direzione, sicuramente loro hanno fatto i loro conti e vanno nella direzione che più conviene a loro. È sacrosanto, cioè nel senso che avranno sicuramente un loro business plan, una loro organizzazione che gli ha fatto decidere di andare in quella direzione. Sacrosanta, con tutto il rispetto del mondo. Noi siamo diversi. Le edicole sono per noi la svolta in assoluto. Non vedo un percorso diverso per Bugs Comics. Il mondo del fumetto sta cambiando, io credo che nessuno abbia in mano la sfera di cristallo. Bonelli adesso è uscita con una rivista su Drago Nero, ma fino a qualche mese fa una rivista
era forse impensabile, perché in edicola non vanno i bambini, perché tutta una serie di cose, poi è uscita con una rivista. Per cui il mondo è talmente fluido oggi, il mondo del fumetto, come tutto il mondo, tutta la società, che si può giocare su delle scelte diverse a seconda della tua direzione. Per noi le edicole non sono intoccabili in questo momento. È comunque un numero di punti vendita 10 volte superiore alle librerie. È un mondo dove anche la percentuale del nostro, cioè noi il 70% di quello che vendiamo è roba nostra, in libreria è il 35%. Per noi che siamo una casa editrice medio-piccola, ha più senso andare a strutturare il nostro lavoro nelle edicole, assolutamente. E dopo tornare nelle librerie, perché come dicevo prima, molti hanno detto ma voi avete abbandonato le fumetterie, ma le fumetterie prima vendevano 100 copie dei nostri fumetti. Adesso ne vendono 3.000, allora anche alle fumetterie conviene che noi abbiamo fatto il giro dalle edicole. Non capisco il senso dell'abbandono delle fumetterie, non è vero. Anche a loro conviene, perché poi vendono 3.000 copie dei nostri fumetti. Io ho stampato dei fumetti, 1.500 copie, nel 2016 c'era ancora in magazzino. Samuel Stern tira il triplo e va sold out. Per cui il nostro percorso è questo, conquistare i nostri lettori in edicola e poi allargare il bacino anche tornando nelle fumetterie e nelle librerie. Samuel Stern adesso sta affrontando un percorso importante, un percorso di crescita, un percorso dove riveleremo tantissimo di quello che è rimasto in sospeso nei primi 3 anni di Samuel, riprenderemo vecchi personaggi, ricucendo un percorso che tante persone hanno detto quello l'avete abbandonato, non è vero, era tutto organizzato per arrivare a questo ciclo di Samuel che prenderà vita, che già stiamo scrivendo e prenderà vita fra qualche mese, anche se già dal numero adesso in edicola ritorna Lily in maniera prorompente, la figlia di Samuel, e Samuel affronterà l'apocalisse. Un'apocalisse particolare, un'apocalisse sofferta, un'apocalisse che porterà delle perdite forti nel mondo di Samuel e che ci porterà a un nuovo setup del personaggio. Io credo che nel momento in cui tu riesci a creare un mondo, un tuo mondo parallelo, la cosa più bella è quello di lavorarlo, di stravolgerlo, di spostare, di tagliare, perché è una cosa che nella vita reale non si fa. Per cui qualcuno, quando si legge, per me il fumetto è intrattenimento, io non faccio critiche sociali, non faccio pipponi metafisici, perdonatemi, ma è proprio io, a me piace il fumetto d'avventura, l'intrattenimento, e quando vai a staccare lo apri e c'è una bella avventura. E quindi per me questo deve essere il fumetto, la fuga dalla vita reale, se no... Vabbè, non voglio esagerare, però insomma il senso è questo. Per cui il mondo di Samuel verrà stravolto in un percorso narrativo che durerà 12 numeri, sarà proprio l'apocalisse di Samuel Stern, e poi si tornerà a ricominciare a raccontarlo con un setup leggermente diverso. Ma non ci sarà, ripartiamo dal numero 1, proseguirà il percorso del nostro Samuel.